A Pesaro il centrodestra chiede chiarezza in merito ai rapporti tra le associazioni Opera Maestra e Stella Polare con il Comune, un quesito nato in seguito alla recente inchiesta del Resto del Carlino che ha rivelato come queste associazioni abbiano ricevuto circa 330.000 euro. Oggi il centrodestra si è riunito in conferenza stampa e Marco Lanzi, ex candidato sindaco, ha evidenziato la necessità di trasparenza in riferimento alla gestione dei fondi pubblici. Parliamo di due associazioni, Opera Maestra e Stella Polare, che sono due associazioni culturali, no profit, che non hanno dipendenti, che hanno dei volontari che comunque non sono iscritti all'INE né all'INPS, quindi sono due associazioni che dovrebbero avere soltanto degli scopi culturali. L'inchiesta del Resto del Carlino ha permesso di appurare che fino adesso, negli ultimi due anni e mezzo circa, sono stati affidati quasi 330.000 euro a queste due associazioni, una cifra enorme, ma stiamo parlando di soldi pubblici, soldi dei cittadini. Quindi che noi, è chiaro che in questa cosa noi vediamo vederci chiaro, anche perché è stato il nostro cavallo di battaglia durante la nostra campagna elettorale, no? Quella della trasparenza. Qui parliamo di soldi pubblici, quindi se questi soldi pubblici vengono assegnati a qualcuno, in questo caso delle associazioni, è chiaro che è giusto che i cittadini possano vedere come vengono spesi questi soldi. Se vengono spesi, come? Ci devono essere delle fatture, delle uscite, deve essere tutto trasparente. Anzi, noi una cosa abbiamo più volte chiesto, che questi movimenti contabili siano consultabili da ogni cittadino online, ci deve essere una totale trasparenza. Notizia di oggi, il sindaco Andrea Biancani ha ridotto il finanziamento destinato a un'associazione sottraendo 50.000 euro di fondi che sarebbero stati utilizzati per organizzare il Palio dei Bracieri, stanziando invece direttamente 40.000 euro. Dal centrodestra è intervenuta anche Giulia Marchionni, annunciando che procederanno con la richiesta di costituzione di una commissione d'inchiesta su questo tema specifico. A norma dell'articolo 37 dello statuto del Comune di Pesaro abbiamo deciso che provvederemo alla richiesta di costituzione di una commissione di inchiesta su questo tema specifico, rispetto al quale ci auguriamo che tutte le ombre e i dubbi che in queste ore si stanno così pian piano che stanno venendo alla luce trovino chiarezza. Ovviamente questa commissione dovrà essere votata dal Consiglio Comunale, di cui noi facciamo parte nella minoranza. Ci auguriamo che la maggioranza, in maniera compatta insieme a noi, sia concorde nell'attivare questa commissione d'inchiesta e venga fatta luce al più presto a favore di tutta la collettività.